anche se la sede riguarda prevalentemente la parte commerciale e quindi tutta la parte della distribuzione della rete, con la chiusura della raffineria sicuramente ci saranno delle ripercussioni, ne siamo certi, anche dal punto di vista impiegatizio, perché molti lavoratori impiegati lavorano per la sede, per la raffineria di Cremona, e quindi prevediamo, non nell'immediato, ma sicuramente una conseguenza con la chiusura dello stabilimento di Cremona. Con lo sciopero di oggi, innanzitutto lo sciopero di carattere dimostrativo, il nostro obiettivo è di parlare con le istituzioni, quindi con la Regione, e poi andare anche al Ministero dell'Industria per chiedere una riconversione o comunque un piano industriale che preveda diversamente dalla chiusura. A rischio ci sono oltre 1000 posti di lavoro. Io dico che sono anche di più di 1000, perché solo nell'area di Cremona sono oltre 1000. Poi c'è tutto, comprendendo anche l'indotto, ma c'è anche un problema sulla sede che prevede anche qui una conseguenza sicuramente sull'indotto. Allora, di fatto, cercando di mandare a casa senza ricorrere a mobilità o a qualsiasi altro tipo di piano, a riduzione di organico. Attualmente a Milano ci sono 250 persone, noi pensiamo e informalmente ci è stato detto che dal 1° di gennaio vorrebbero aprire una mobilità, ma non ci sanno dire per quante persone attualmente. Tamoil equivale al 20% circa del prodotto interno lordo della città, quindi con una perdita di 300 occupati diretti e quasi un migliaio con l'indotto, con tutta una serie di altri riflessi che poi possono andare su tutte quelle attività collegate dalla ricezione ai servizi e a tutta una serie di altre attività che sono inevitabilmente collegate a Tamoil. L'avvertenza aperta ha portato alla decisione di costituire il tavolo nazionale al quale parteciperemo il 6 di dicembre. Oggi dovremmo essere ricevuti da Formigoni e quello che ci aspettiamo è un fronte comune da parte di istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali per difendere e tutelare questa risorsa del territorio di Cremona. Oggi a 5 Temi il Presidente, a cui offriremo diremo anche a lui, chiederemo solidarietà e il sostegno sul tavolo nazionale, e quindi che si apri il 6 e quindi tentare di giocare le carte là rispetto a capire veramente il paese industriale di questa azienda che unilateralmente ha deciso di cambiare le destinazioni d'uso della propria attività da raffineria a deposito. Vediamo.